Mi sono scioccato. Dopo glielo spiego, amore, quello che è successo. Attento, guarda davanti. Dopo mamma gli spiega tutto quanto. Accendiamo la luce. Apri. Che cos'è? E che cos'è, amore? Come non lo sai? No, è un ufficio tuo questo, non è di nessuno. Sta sotto. Eh sì, ci ho messo la tavola sopra solo per ingrandirlo. Sta sotto, amore, il tavolinetto tuo, eccolo. Ci ho messo solo la tavola sotto, non l'ho tolto. Ci ho messo solo una tavola più grande per farti un ufficio vero. Pensavo che No, attaccava là, no. così No, come quella là, e metti così qua. l'ho solo poggiata. Ma che te ne sembra? Mettitici un po' seduto, fammi vedere se sembra proprio un ufficio da grande. Ti fa ancora male? Non era giornata oggi, mammi. No, vi spiego un attimo. È successa una cosa brutta oggi, brutta. Praticamente quando siamo tornati a casa, lui di solito ha l'abitudine di entrare e di andare dritto al divano. Io stavo spogliando ancora Phoebe e lui non lo so come si era messo dietro la porta, io non me ne sono accorta. Solo se ci penso mi vengono i brividi. Ho chiuso la porta, ma lui aveva le mani dietro alla porta. Ho sentito un crack e le mani sono gonfio. Secondo me una piccola falangetta si è rotta. Aspettate. Senza piangere. Vedete questo dito qua, ma non si capisce bene, però questo è gonfio e anche un po' questo. Gira, gira e c'è un pochino di sangue pisto da tutte e due le dita. Fagli vedere l'altra mano così loro riescono a capire. Fagli vedere, metti l'altra mano vicino. Vedi questa come sgonfia e questo invece, sì, questo è gonfio. E adesso abbiamo messo tanto ghiaccio. Adesso vediamo se lui tra un pochino riesce a... Deve riuscire a muoverla. Se riesce a muoverla, siamo già un passo avanti. Se non riesce a muoverla, ho chiamato anche Lillo perché io non ho la macchina. Ma vedete come stai nell'ufficio nuovo? Guarda quanto spazio che c'hai, amore mio. Guarda quanto spazio. Attento, eh. Beh, però la ma i piedi te funzionano. Dai. Dai, amore. Vuoi scrivere un po'? Vuoi colorare? Ti va? Con ghiaccio. Te lo porto il ghiaccio? Sì, ti porto l'altro ghiaccio. Sì. Vedi che Pippi si preoccupa. Perché quando tu stai. Vedi, ce l'hai pure qua vicino, guarda. Senti, ma ti do un foglio rosa così fai un disegno per Mia per domani? Ma te lo do rosa? Perché domani è San Valentino, almeno gli fai un bel disegno. Quello Guarda, che ti. come sbocca. No? Cosa, questo? E no, questo qua l'ho messo, amore, per non far sporcare la scrivania. Ma no, Fa questo. niente, basta che non scrivi la scrivania, ti è. Perché non la devo Beh, scrivere? se qua no, mamma. Ci devi sempre avere questo sotto. Ti vado a prendere il ghiaccio. Sbrigati. Bene. Ore 11, tornati adesso dall'ospedale. E Stefano c'ha delle piccole fratture, non gli hanno voluto fare la lastra, gliel'hanno voluta evitare. Probabilmente la frattura alle ultime falangi e non gliel'hanno nemmeno steccato. Adesso deve stare 5 giorni a riposo, quindi riposo anche dalla scuola perché mi hanno detto che se il bambino va a scuola, meno male gliel'ho chiesto, ho detto ma può andare a scuola? Dice signora, assolutamente no, dice perché va a fare la materna. Dice, mandarlo a scuola significherebbe che si può far male, insomma, da un momento all'altro. Quindi assolutamente niente scuola. E niente. Io faccio da mangiare a lui e vi saluto e sicuramente ci vediamo magari domani con più calma. Un bacio grande. Buongiorno, 14 febbraio, San Valentino. Il nanetto sta organizzandosi per la sua fidanzata. Vai. Dai, ai, 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 ai. Mamma, li fai vedere la Ma manina? loro lo sanno, amore, lo sanno già, gliel'ho detto ieri sera. Ma andiamo a comprare la stecchetta. Dai, finisci di scrivere. Ti amo mia. Ti amo, l'hai scritto di scrivere mia adesso. Bravissima. Poi dai, dai un pochino. Questa la conosco molto bene. Bravo. Poi Là. allora.
bravissimo, sei bravissimo. Pure se questo occhio da sotto. Fa niente, mamma, succede. Dicevo, ci stiamo preparando così, lo porto un momento a scuola a portare sto regalino a mia. E in realtà io ho preso una camelia sotto casa di mia mamma, però se c'era volevo cercargli qua sotto dal fioraio. È durata, eh. Io amo le camelie, le adoro. Da mia madre ci stanno rosa chiare, bianche e un po' sul fucsia, che sono bellissime. E avrei voluto evitare di staccarle, ma la paura di non trovare poi i fiori stamattina, gliel'ho staccata per cioè, di sicurezza, ecco, per farlo stare tranquillo che c'era qualcosa da portargli. No, gliela preparo, poi dopo vado giù. Per fortuna che qui sotto casa mia ci sta un po' tutto. Dove metto? Sul sale, ok. E vabbè, lo asciugo così. Ma mi sa che con un foglio rosa gli faccio una sorta di boso. Ok, gli do la tachipirina per il dolore al piccoletto prima che mi scordo. Per vedere? Ah, bravo, e la E? Dai, non me la so fare. Sì. Come no, con tre zampette. Una, due, Una al centro? No, mammina. No, paccheron. Amore, troppe. Mo ne ha Troppe fatte stanghette. quattro, tre ne Mamma ne fa deve tre. Una, due e tre. fare. Ma Ci io. riprovi Ah dopo. no, io voglio fare proprio questa. Una, due, tre. Rosa, ma tu ne hai fatte quattro. Una, due, tre, quattro. Dopo ci riproviamo, facciamo solo le. Intanto scrivi, finisci di scrivere tetta, un'altra T, un'altra T. È la doppia T. Bravo. Allora, vi volevo far vedere una cosa. Mi è dispiaciuto perché siamo andati a scuola e lui gli ha portato sta rosa che era praticamente alta come lui, dalla testa ai piedi, con il cartellone appunto con scritto Ti amo mia. E stavano a fare tutti i merende, bimbi, non potete capire che adorabili che erano. E lei si è alzata e praticamente gli aveva fatto fare un lavoretto, perché alla mamma di Mia io gliel'avevo detto, no, che lui sarebbe passato comunque per dargli un pensierino, e Mia gli ha fatto questa. Guardate che bella, là, il cuore trafitto dalla freccia. No, vabbè, sono troppo carini, mi fanno morire. Mammi? Tienilo qua. Perché vuol dire che tu gli hai trafitto il cuore, che è innamorata di te, capito? E questa cosa è per Ma svelare. che amore, la... e poi vabbè, se volevano da sto bacetto, però stavamo tutti lì a guardare, insomma, alla fine ci siamo tutti girati tutti, si sono chiusi la porta e si sono baciati, vabbè. E lui stanotte, di un po' che ti sei sognato, mamma, Che mi stanotte... hai lasciata. Eri triste, eh? Sì. Meno male che era un brutto sogno. No, quando il pane è scaldato. Ah... Qui siamo in procinto di fare un piccolo aperitivo che in realtà noi ci facciamo tutti i giorni prima che Stefano esca da scuola. Ma oggi c'è lui, quindi lo facciamo insieme a lui. Andiamo di nachos intinti nella salsa barbecue, salamino, pane. Questi coni qui che già vi ho fatto vedere in un vlog da mia zia, sui coni che prendiamo alla Lidl, sono fantastici. Bitter, bitter ghiaccio. Bitter al ghiaccio. Per noi adesso arriva la birra. Guarda. La vecchia e tu bevono il Loro bitter. bevono il bitter. E l'altra volta abbiamo fatto i nachos caldi, erano buonissimi. E Lillo l'ha fatti invece caldi con, aspetta, Mi dai una mela? questo, il pomodoro fresco, quindi il pelato, e ci ha E messo il sale. Sì, ci ha messo il sale, il pepe e il tabasco, era buonissimo. Amore, la barbecue, quindi sì, è un po' piccante. Ma non aspetti i nonni? Dice io faccio, dirlo. Io intanto comincio. Oh, come Mo' gli ho levato la fasciatura perché per mangiare c'avevo pure se lo sporcava, fai? dopo Mamma. gliela rifaccio. Che hai fatto? Un papocchio? Amore! Oh, oh. Sei pronto? Quale vuoi tu? Pietra! Quella grossa? Sei pronto? Pronti? Partenza! A scontro, eh? Pronti? Partenza? Via! Ma liscissimo! Vai! Pronti? Partenza? Aspetta! Via! Oh mamma mia, che incidente! Oh! Madonna, mi ha lisciato, mi ha fatto il pelo! Ma dove stanno? Oddio, un momento, mi ha cappotto la sedia. Quale vuoi? Ma quella è più bella, me la fai usare a me una volta? Una volta sola. Una volta. Grazie. Amico blu. Amico blu. Amico blu. Oh. Bello di mamma. Amore, vieni qua, però questo così. Ti
Metti la manina di qua. Lo so, amore, ma la manina poi dove la poggi? Ma io voglio che non lo so, perché io... Molto, ti mette quello di... Oddio. E io? Zebre, zebre, guarda. Mamma. Ok, dai. Hanno visto, ma hanno visto pure quanto sei coraggioso tu. Sì. Beh, metti la manina qua che il dottore ha detto 20 minuti, mettila qua sotto. 20 minuti solo? 20 minuti, mentre dormi, sotto al ghiaccio. Ogni giorno 20 minuti di ghiaccetto. Sta meglio? È fresco? Sì. Ok. Adesso vengo. Come i miei anni. Stai bene così? Adesso vengo anch'io, eh. Perché deve stare 20 minuti, ok. Vi rimetto un po' a caricare. Siamo venuti via di corsissima in realtà, perché sono le 3 ma abbiamo mangiato con molta calma perché abbiamo fatto tanto tardi stamattina. Adesso se riesco lo faccio riposare un po', perché ieri sera siamo tornati tardi dall'ospedale, stamattina comunque alle 8 o meno qualcosa l'ho svegliato perché, come vi ho detto, volevo andare da Mia a scuola, quindi non volevo troppo tardi. E quindi ci si sono svalvolati un po' gli orari. Adesso cerco di farlo riposare un po' perché si stava addormentando a tavola, porello. Ha detto, ma nonni, ciao, me ne vado, ciao, grazie, ciao, a sonno. E quindi faccio riposare un pochettino lui e niente. La cucina è dietro a quella parte. Che stai facendo? Ho fatto un'idea. Ho fatto la puntata di quella che si trovavano a carto. Ah, mamma mia, Pippi, quanto puzza. C'è Pippi che, a parte che è sporca, e vabbè, la dobbiamo portare a lavare, ma amore, ma aspetto che finisce il calore. Mo' ha vomitato perché c'aveva fame. Un po' strano perché ha mangiato a luna. E, ma lei è abituata che a metà pomeriggio fa lo spuntino. Invece, col fatto che lui non è stato tanto bene, porella, mi sono dimenticata. Anche perché lui non ha voluto far merenda, e quindi mi sono dimenticata. Perché lei non chiede se non mi alzo a fare, cioè, chiede se io mi alzo a prendere qualche cosa. Che hai fatto, Pippi? Ma che ti fa la pipì che stai a piangere? Ma se tu piangi, io come pretendi che capisco quello che cazzarola devi fare? Ferma, cammina. Stavo dicendo, lei deve fa pipì, mi chiama, che poi, cioè, praticamente è scesa, che è pochissimo, ma quando c'è il calore fa pipì a rottate collo. Meno male che quei piscini, ecco, bene o male la fa lì. E allora, sai che mi sono dimenticata, Ste? Ah, bravo, mi sono dimenticata che gli avevo promesso a Mia, okay. Gli avevo promesso a Mia, mi guardi? A Mia e alla sorella più grande, che tu gli mandavi un saluto speciale. Perché? Le vuoi salutare? Cioè, io però non mi ricordo come si chiama la sorellina più grande. Ciao, Mia. E che vi vedono? Ci vedono perché una sera Mia, non so se sta cosa alle gerberine gliel'avevo raccontata, metti giuste ciabatte. Una sera Mia stava guardando i cartoni animati sul cellulare della mamma. E si vede che tra la home page gli è comparsa la tua foto e ti ha riconosciuto. E quindi da quel giorno lei ti segue. Sì. E ti segue anche la sua sorellina più grande. Dice che ti guardano sempre. Ciao! A Mia che ti vuoi dire qualcosa? Ciao, grazie per il disegno. Amore. E anche la sorellina più grande, anche se non la conosci. Magari un giorno ci conosciamo, diglielo un po'. Magari un giorno ci conosciamo. Ci vai a casa loro? Sì. O vengono loro a casa nostra? Per me, se non ce la fanno veniamo noi, se ce la fanno vengono loro. Va bene. Praticamente abbiamo anche, vabbè, l'abbiamo scoperto all'inizio dell'anno, che praticamente Mia abita vicino alla nostra casa nuova, quindi sono contenta perché siamo vicini di casa e al limite si potranno vedere. Anche se il papà, Stefano ha detto una cosa, gli ha detto l'altro giorno al papà di Mia: lo sai che quando noi saremo soli a casa io me la pomicio tutta e poi la coppo pure? E il padre è rimasto un attimo così, mi sa che a casa da soli non ve ce lascio. Lui: ma no, quando siamo più grandi, gli ha detto, vero amore? Mamma, io voglio sapere che va zitta zitta. Mo lo fai, vabbè. Ah, è arrivato lì, lo metto, quando a mangiare una pizza? Dico, vabbè, amo, solo che capire, il giorno di San Valentino, ha chiamato e tutto pieno. Mo però, siccome si è messo a riposare, io non ho capito se al limite andiamo da un'altra parte o non andiamo da nessuna parte. Perché io mi stavo a mettere il pigiama quando lui è arrivato, però poi mi ha detto così e sono rimasta tipo così e sotto, ecco, vedete, col pigiama. Quindi sono rimasta in stand by, se no mi sarei andata pure a struccare, vabbè, a darite. Però non ho capito sinceramente, quindi uno quando si sveglia chiedo un attimo, vediamo se è andata qualche parte all'ultimo momento, anche se non credo.
Anche perché lui capirà che vuol dire fa. E quando lui gli dice le cose, perché mio marito non ci ha pensato, l'ha detto ad alta voce e lui ha sentito, quindi lui ce vuole andare. E vabbè, niente, mo vediamo un attimo come procederà stasera. E pronto, ciao, volevo ordinare una pizza per stasera. E mezza con l'anduia e mezza con i peperoni. E la... Sì? No, soltanto peperoni senza mozzarella. Senza mozzarella. E se nella parte dell'anduia me ne metti comunque poca di mozzarella. Sì. Mi raccomando, i peperoni senza. Okay. Guarda, quanto se la fai subito, mi dici tra quanto io scendo. Ti dico tu come me. Va benissimo, ok. A più tardi. Va benissimo, grazie, ciao, ciao, ciao. Io la voglio col sugo. Amore, quella col sugo... Devi stare tranquillo, mamma, ok? Ma che te piangi, Pippi? Tormento. Pippi, sei una morta di fame. Una morta di fame. Sembra che non mangi da 100 anni. Non è che se piangi arriva prima, eh? Capito? E la nostra serata di San Valentino è questa, pigiama, ma io me lo immaginavo, non c'era posto, e poi la pizzeria dove andiamo a prendere di solito la pizza, che è la mia preferita, il martedì è chiuso, che sta proprio sotto casa, in realtà è una pizzeria a taglio, però ti fa pure la pizza tonda e ti può mettere seduto, e purtroppo il martedì è chiusa, ovvio, e quindi vabbè, abbiamo preso la pizza sotto dagli indianini, mo speriamo che ci hanno portato la pizza giusta, perché sennò veramente oggi... Mi incacchio. Dove sta il... Ah, aspettate, Stefano è andato con Lillo. E stasera, beh, diciamo che siamo un po' tranquilli, perché domani pure non va a scuola, quindi possiamo mangiare un po' più tardi, Chicco può andare a letto più tardi. Sono stati 2 giorni pesanti, perché a parte, vabbè, sta cosa dell'ospedale e tutto, ma in realtà io personalmente mi sono sentita tanto in colpa per sta cosa, perché... ci sto sempre attenta e cioè non... chi mi conosce da tanto tempo lo sa come sono fatta, non mi permetto che mi possa sfuggire un qualcosa che riguarda Stefano, anche se lo so non è stata colpa mia, io lo so, perché comunque lui stava dietro, poi non è una cosa che dici, sai, si mette sempre dietro la porta, lo sapevi, lo sapete pure voi, lui entra e si mette sul divano, stavo inchinata a levare il cappottino al cane non so se la dinamica vera ve l'ho raccontata, però stavo inchinata a levare il cappottino al cane, ho posato, me lo ricordo perfettamente, ho posato il cappottino e ho chiuso proprio, ma non con calma, ho chiuso proprio per chiudere, e quando sono arrivata a metà ho sentito cac e ho sentito aia, lì per lì faccio così, vedo lui con la mano dentro, io stavo ancora con la porta chiusa, vedo lui con la mano dentro, ho riaperto subito, appena ha levato la mano, lì ha iniziato a piangere proprio a singhiozzi, che non riusciva a prendere fiato. Secondo me a me mi prende così, perché io nel momento in cui lui si fa male, cerco sempre di, amore, non è successo niente, amore, guardami, però, cioè, qua botta, raga, cioè, voglio dire, ma pure uno grande avrebbe, penso, pianto. E vi dico la verità, mi sono sentita in colpa, perché sono stata io a chiudere la porta, dici, sai, un colpo di vento, non so, mi sono sentita in colpa, cioè non lo so, non ve lo so spiegare, non ve lo so spiegare, è una cosa strana, mi è dispiaciuto veramente tanto, e poi mi è dispiaciuto perché, a parte che vabbè, sta comunque con sta manina così, e poi non può andare all'asilo, e sapete a lui quanto gli piace quest'anno andare all'asilo, e quindi quando succede qualcosa che poi non può andare mi dispiace tanto, cioè stamattina pure quando sono entrata dentro quell'asilo, ragazzi, la solarità, c'era la porta aperta, l'unica porta aperta era quella loro, tra l'altro era l'ora della ricreazione, quindi tutti questi bambini stavano con tutte queste tovagliette, a parte una classe piena zeppa di colori, giuro, lavoretti, disegnini, qualcosa di meraviglioso, e prima di mangiare gli fanno cantare una canzoncina, quindi c'erano sti 20, 25, 23 bambini che cantavano a squarciagola, e ti mette una gioia quella classe, una cosa incredibile, questa maestra è veramente carina, è troppo dolce, molto, molto permissiva, ma severa quando serve, quindi
mi piace. Poi comunque si trattiene anche a parlare con la mamma, anche se stiamo sul gong, che sono arrivata tardi, cioè è veramente una maestra. Vabbè, non c'ho nulla da dico, ne ha cambiate 6, 5, quante ne ha cambiate? Devo dire la verità, erano tutte molto carine. Questa mi piace perché è dolce, ma c'ha grinta, c'ha carattere, quindi non è da sottovalutare. Cioè, spesso punisce Stefano, per dire, l'altro giorno lui ha tirato un bastone, un bastoncino, non so dove ha preso, la maestra l'ha messo fuori, seduto fuori, vicino alla piscinetta, però lui l'accetta, cioè sta lì seduto, quando ha finito, maestra, scusami, cioè, lo sa prendere. Poi comunque sono sbaciucchia, cioè, si vede, è un po'... come si dice, un po' carota, un po' bastone, come fa poi una mamma che sta 24 ore su 24 con i figli, no? Quindi vabbè, a parte questa cosa della sororalità, però vabbè, insomma, diciamo che sono stati un giorno e una serata orribile, orribile, veramente brutta, credetemi, brutta, brutta, brutta. Con il senno di poi ho ripensato alla dinamica pure prima e... Raga, quando ci penso mi vengono i brividi, giuro, guardate, mi fa... Mi fa una tenerezza, cioè, una cosa così brutta speravo che non succedesse proprio, perché cioè le ossicine delle mani, vabbè, comunque è stata una botta brutta, vabbè, che dobbiamo fare, ragazzi? Qui c'è il certificato del pronto soccorso che poi darò alla maestra, perché tanto non serve il certificato quello di dopo 5 giorni, no? Perché non è che è stato male, sta con la mano rotta, quindi vabbè. A parte questo, ho fatto una modifica a... il disegnino di Mia al lavoretto, gli ho attaccato una calamita, mo la faccio asciugare bene bene e poi l'attacchiamo al frigorifero, così ce l'abbiamo sempre in bella vista, è troppo carino. C'è un odore dei peperoni fantastico. Quello che vuoi? Quella con l'anduia o quella con i peperoni? Questa con l'anduia. Con l'anduia e quella di là. Prima questa è per questa. Quella con i peperoni prima, ok. Stavo aspetta, giocando. Stavo ancora spenta, che parli, dille, dai. Ora sto giocando, però ora mi sono stancato. Quando io mi scappa la pipì, io non ci vado. Ma quello è sbagliato, perché che ti è successo l'altra volta? Che ti è successo l'altra volta? E mi hai fatto male. Ti faceva male la vescica. Guarda, senti, padre. Faglielo vedere quello, che non l'hanno mica visto. No, quasi speciale. Giralo però. Chi te l'ha fatto? Giralo. Amore, giralo, come lo vedono? Oh, chi te l'ha fatto? Non lo so. Non lo spingere. Dove te l'hanno fatto? All'ospedale. Ieri all'ospedale. Come si chiamava l'infermiera che te l'ha fatto? Non lo so. Chi è? Loredana. 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 All'ospedale, guardate, chiudete gli occhi. Tento che lo buchi, eh. Va bene. Io parlo... questo tempo. Noi vediamo la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.